E bentornati sul canale di Raffia la Grande. Ragazzi, oggi andremo a fare un buonissimo primo. Sto parlando di pasta e patate a crema con pancetta dolce. Partiamo subito con gli ingredienti. Allora, qui in questa coppettina ho tagliato 7 patate normali, non troppo grosse e non troppo piccoli, a pezzettini piccolini, e li ho messi in acqua fredda. Poi 40 g di soffritto, un dado, 140 g di pancetta dolce, un pizzico di pepe, olio quanto basta, sale quanto basta, 500 g di rigatoni. Questo è per 5 persone, la dose che vi sto dando. Passiamo subito a farla. Quindi già ho messo in una pentola l'acqua, ho acceso il fuoco e adesso ho preso anche una padella dove incominceremo a mettere il tutto. Adesso ho preso la padella, ci ho messo un filo d'olio e adesso inseriamo il soffritto. Facciamo leggermente soffriggere. Adesso inseriamo la pancetta e giriamo il tutto, facciamo ancora soffriggere per qualche minuto. Una volta che abbiamo soffritto un po', inseriamo le patate tagliate a pezzettini. Quindi li prendiamo dall'acqua e li inseriamo. Allora, adesso giriamo un po' e inseriamo il dado. Poi, nella nostra pentola con l'acqua che io ho già salato, giriamo leggermente e prendiamo un mestolo d'acqua e lo inseriamo nella pentola. No, scusate, nella padella. Giriamo ancora, facciamo sciogliere il nostro dado. Quando si è sciolto il nostro dado, guardate, adesso mettiamo sale a piacere e un pizzico di pepe sempre a piacere. E adesso aspettiamo una ventina di minuti che il tutto si cuocia. Sta cuocendo, guardate. La nostra acqua sta bollendo e inseriamo la nostra pasta. Ci diamo una giratina. E nel frattempo andiamo a controllare in pentola se l'acqua c'è ancora. Guardate, quando vedete che nel caso si consuma l'acqua, potete inserire l'acqua della pentola, un altro mestolo, okay? Perché la nostra patata deve diventare cremosa. Ragazzi, siamo pronti per colare la pasta, quindi coliamo. Abbiamo collato la pasta, ragazzi, adesso anche le nostre patate si sono cotte. Quindi con una forchettina, prima di inserire la nostra crema di patate nella pasta, schiacciamo leggermente con una forchetta. Una volta schiacciate con un poco la forchetta, inseriamo il tutto nella pentola e giriamo il tutto. Allora, abbiamo impiattato, ragazzi, come vedete, adesso ci mettiamo una spolverata di parmigiano e il tutto è pronto. Quindi la nostra pasta con crema di patate e pancetta, eccola qua, buonissima, veramente ottima, facilissima. Mi raccomando, fatela, spolliciamo alla grande e continuate a seguirmi. Alla prossima!